Katia Kraft, geologa e vulcanologa. Katia nacque in Francia nel 1942. Si innamorò dei vulcani guardandoli in fotografia. Studiò geologia all'Università di Strasburgo, dove conobbe il marito Maurice Kraft, anche lui fanatico dei vulcani. Agli inizi della sua carriera, Katia raccoglieva campioni di gas dei vulcani. Lei e Maurice documentavano le eruzioni osservandole di persona. I vulcani sono pericolosi e imprevedibili e molti scienziati avevano paura di osservarli dal vivo, ma non Maurice e Katia, che portarono avanti le loro documentazioni per tutti gli anni 70 e 80. Katia faceva fotografie, Maurice riprese video. Le osservazioni di Katia e Maurice hanno condotto a una migliore comprensione delle eruzioni vulcaniche. Misuravano la viscosità, le concentrazioni di gas e raccoglievano campioni di minerali a pochi metri dai crateri in eruzione. Inoltre documentavano gli effetti delle eruzioni sugli ecosistemi. Insieme assistettero alla formazione di nuovi vulcani, agli effetti delle piogge acide e ai danni causati dalle nubi di cenere e documentarono tutto. Si avventurarono addirittura su una zattera in un lago di acido per ottenere rilevazioni precise. Le fotografie e i video che realizzarono permisero loro di collaborare con i governi locali per elaborare procedure di sicurezza e di evacuazione. Fra gli ultimi firmati che produssero ce ne furono due intitolati «Comprendere il pericolo dei vulcani» e «Ridurre i rischi dei vulcani», ma questo non significa che abbiano smesso di fare gli scavezzacolli. Continuarono a superare i limiti per le loro osservazioni, avvicinandosi sempre di più ai vulcani e restando più a lungo durante le eruzioni. Nel 1991 la fortuna li abbandonò e il monte Hunzen in Giappone prese le loro vite insieme a quelle di altri 41 scienziati e giornalisti, quando il flusso piroclastico del vulcano cambiò percorso. Katia morì mentre faceva quello che amava insieme alla persona che amava. Per anni aveva studiato i vulcani a stretto contatto. Il suo coraggio e la sua esperienza ci hanno regalato una migliore comprensione dei vulcani e una scienza che resterà per sempre.